Scusate. I rincari mettono in ginocchio i piccoli commercianti, costretti a volte a rivedere i listini, e quindi non si ferma l'iniziativa della Confcommercio, bollette in vetrina l'hanno chiamata, per sensibilizzare proprio i consumatori. Sentiamo Marino Cancellari. Noi siamo qui da 200 anni, ne abbiamo passate un po' di tutti i tipi, da guerre a pandemie, siamo ancora qui sperando di poterci rimanere ancora e chi di dovere ci dia una mano per farlo. L'aumento esponenziale del costo dell'energia sta mettendo in serie difficoltà tutti, per chi ha un negozio, un bar, un ristorante, un qualsiasi esercizio commerciale, la situazione è ancora più grave. Siamo arrivati a dei livelli veramente assurdi. Da un anno all'altro abbiamo più che raddoppiato le imposte. Conseguentemente però le nostre attività lavorano anche meno a causa della pandemia. Dallo storico bar di Mercato Saraceno al circolo del tennis di Forlì, la situazione non cambia. Tutti i mesi aumenta, 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 non sappiamo di quanto aumenta, noi speriamo sempre che sia l'ultimo aumento, ma invece qui arrivano costantemente, ecco, non si fermano. E da quello che ci sono le proiezioni sentite in giro, il gas aumenterà sempre di più. Confcommercio ha lanciato su tutto il territorio nazionale l'iniziativa Bollette in vetrina. Una denuncia, un appello disperato per un intervento che solo il governo può fare. Su una bolletta di 2.000 e passa euro ci sono 1.000 euro di oneri di sistema che non sono altro che delle accise e delle tasse. Quindi basterebbe mettere mano a questo perché il governo in questo momento ci sta guadagnando così come qualcuno ci sta guadagnando su questa situazione.